Come state? Tutto bene? Oggi andiamo ad allenare il VO2 Max, allenamento cardio, quarta settimana di settembre, settimana dedicata allo scarico. Come sempre, toglietevi dalla testa che la settimana di scarico sia uguale alla settimana pre-gara e che quindi si vada a lavorare molto molto soft. Gli allenamenti per la settimana pre-gara poi vi troverete con la nuova stagione. Noi intanto abbiamo iniziato il nostro riscaldamento che durerà un quarto d'ora con 3 minuti a fondo lungo a 90 rpm. Ragazzi, come ho detto altre volte, iniziamo nella fase di riscaldamento dal valore più basso fino ad arrivare prima del cambio al valore più alto di quel livello richiesto. Esempio, i 3 minuti a fondo lungo a 90 rpm per quanto riguarda la percentuale sono tra il 70 e il 75%, quindi andrò ad iniziare da zero, mi porterò velocemente al 70% e poi in quei 3 minuti cercherò di arrivare al 75%. Stessa cosa quando dal fondo lento poi dovrò passare al fondo medio, inizierò dal 75% e mi avvicinerò pian piano all'80% e così via. Questo per quanto riguarda la fase di riscaldamento. Al mio via, 2 minuti, fondo lento, 90 rpm, quindi la cadenza rimane quella, aumento la resistenza. Adesso sono al 75%, 76%, piano piano arriverò all'80% e lo devo fare in 2 minuti. Ancora un minuto. Al mio via, un minuto fondo medio, 90 rpm. Pronti? Via!
aggiungo resistenza, cadenza la stessa, mi raccomando, la tecnica di pedalata, sia la fase di spinta che la fase di trazione. Per 8 volte attenderemo 20 secondi in soglia a 100 rpm e 40 secondi di recupero a fondo lungo a 90. Pronti? Via! Abbiamo detto 8 volte. Vedete il rapporto giusto? Resistenza. Via! Seconda serie. Di nuovo il rapporto, resistenza, pronti, via mani basse, mani basse. Rapporto, resistenza, pronti, via! Se non sbaglio, questa era la quarta. Rapporto,
piano piano resistenza, pronti, via! Apro! Un'altra cosa che può cambiare nella settimana di scarico rispetto a quelle di carico è il modo di fare il recupero. In questo caso lo stiamo facendo a fondo lungo. Nella settimana di carico lo facciamo spesso a fondo medio. Rapporto resistenza 1, via! Rapporto, resistenza, pronti, 1, via! Apro! Se non sbaglio, ma potrei anche sbagliare, ne dovrebbe mancare una. Noi inseriamo il rapporto, la resistenza, e se non è così facciamo sempre in tempo a tornare indietro. Via! Inseriamo, vediamo, resistenza, vediamo cosa succede, noi siamo pronti, niente, torniamo a fondo lungo, i calcoli erano giusti. Ok, adesso sequenza, prossimo esercizio, 2 minuti in soglia a 75 RPM, 4 minuti fondo medio a 85 RPM e 1 minuto di recupero a fondo lungo a 90 RPM, questo per 4 volte.
Allora, rapporto inseriamo resistenza, via. Ancora 3 minuti.
Apro tutto. Siamo per ripartire con la seconda serie, con i 2 minuti in soglia a 75 RPM. Prendiamoci tutto il minuto a disposizione. Ok, 3, 2, 1, rapporto. Fondo medio. Ancora 3 minuti.
2 minuti. Pronti per la terza serie. Via in soglia. Thank you.
Tutto meglio! Mi raccomando, la pedalata rotonda, ragazzi, sempre. Per chi non l'avesse fatto, andate a vedere i video, gli esercizi specifici. Pronti per i 2 minuti in soglia a 75 RPM.
Pronti? Via! Due minuti! Thank you.
un minuto. Tutto. Adesso, allo scoccare del minuto di recupero, andiamo ad affrontare una salita di 8 minuti a fondo medio a 85 RPM. Pronti? Via! Resistenza, rapporto, I'm
4 minuti. Thank you.
Ok, primo minuto di recupero completo, come sempre lo abbiamo fatto con zero chiacchiere, perché dobbiamo recuperare bene, e se non fosse che devo spiegarvi il prossimo esercizio, anche i successivi due minuti li farei nello stesso modo. Allora, come avete visto, durante gli esercizi specifici si parla poco, tranne che per le nozioni base, tipo cambio, apro tutto, il tipo di pedalata, eccetera. Perché? Perché non dobbiamo sprecare nessun tipo di esercizio nelle chiacchiere. Allora, adesso andiamo a fare l'esercizio finale di questa parte centrale dell'allenamento. Faremo un minuto per il massimo consumo d'ossigeno a 100 rpm e 2 minuti di recupero a fondo lungo a 90 rpm, e lo faremo 3 volte. Ok, rapporto, resistenza, pronti, via! Abbiamo detto che le serie sono 3, tra poco più di 30 secondi iniziamo la seconda. Ok. Rapporto, resistenza, pronti, via!
tutto. Ne manca una. Un minuto, e è quello, è un minuto che vi chiedo ancora di massimo sforzo. Raccogliamo tutte le energie che abbiamo, perché con questo minuto finale andiamo a concludere la parte centrale dell'allenamento. Ci siamo? 10 secondi. Indurisco il rapporto. Aggiungo la resistenza. Pronti? Via! Apro! Ok, siamo entrati nella parte del defaticamento, 5 minuti, fondo lungo a 90 RPM.
giù, ancora 3 minuti, come sempre, come spesso è accaduto, faremo i primi 5 minuti insieme e poi 5 minuti o 10 da soli, mantenendo la stessa cadenza se va bene, oppure potete portarla a 100 o a 80, 85, 95, insomma, entro quei termini, sempre stando attento però a non uscire fuori dalla zona di fondo lungo. Allora ragazzi, andiamo a rivedere l'allenamento di oggi. Oggi allenamento cardio, quarta settimana di settembre, settimana di scarico. Abbiamo iniziato un riscaldamento di 15 minuti, partendo dal fondo lungo, fondo lento, fondo medio, e poi un fat track dove si facevano 20 secondi in soglia a 100 rpm e 40 secondi di recupero a fondo lungo a 90 rpm. Poi siamo entrati nella parte centrale dell'allenamento. 2 minuti in soglia a 75 rpm, 4 minuti fondo medio a 85 e 1 minuto di recupero a fondo lungo. Ripetuto questo 4 volte. Una salita di 8 minuti a fondo medio a 85 rpm, un recupero completo e infine 1 minuto per il massimo consumo d'ossigeno a 100 rpm e 2 minuti a fondo lungo a 90 rpm. Per terminare poi con 5, 10, 15 minuti di defaticamento. Ragazzi, è stato un piacere. Se non l'avete fatto, iscrivetevi al mio canale YouTube Workout Cycling Program e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!